Il formaggio viene prodotto nel comprensorio della Franciacorta, in provincia di Brescia, e in alcuni comuni del Bergamasco e del Cremonese. La crosta appare piuttosto consistente, di colore nocciola o bruno scuro con l'invecchiamento. La pasta presenta un'occhiatura minuta ed è di colore bianco paglierino. Il gusto del formaggio è delicato da giovane e acquista sapori aromatici e di sottobosco con la stagionatura. Per la produzione, il latte vaccino parzialmente scremato e pastorizzato viene fatto coagulare con aggiunta di caglio di vitello. In seguito, la cagliata viene rotta in due fasi successive, intervallate da 10-15 minuti. Dopo un breve riposo viene estratta e posta nelle fasciere. Le forme vengono poi sottoposte a stufatura ed in seguito messe a riposare in locali freschi. Il formaggio matura nell'arco di un mese, trascorso questo periodo, è pronto per il consumo o per la stagionatura. Un tempo il formaggio salva veniva prodotto nel mese di maggio, per utilizzare le eccedenze di latte di quel periodo dell'anno. Salva era quindi il nome giusto per un formaggio che salvava l'economia di molti caseifici.